oggi Sara non abbiamo niente da fare, quindi io mi sono messa a leggere un libro perché non voglio stare al telefono. Ma mi sono rotta le scatole. Non so se anche voi dopo un po' che leggete vi rompete le scatole, io sì. Quindi adesso chiamerò Sara, magari lei ha qualche idea su cosa fare perché io non ne ho. E se non ho idee, lo sai che faccio? Prendo il telefono, mi metto a guardare i social e è finita la giornata. Non voglio che succeda questo. Che vuoi, Giorgia, che vuoi? Sai, sto chiamando da 3 ore, ma quanto ci metti ad arrivare? Ho bisogno ah, di... Ah già, ma io sto a fare le cose mie, non è che se tu chiami io devo arrivare subito, eh? Ho bisogno di te, Sara, mi sto annoiando seriamente, cioè questo è un problema. Eh sì, perché la noia è veramente un grande problema nella vita, vero? È un problema, è un problema, perché io sono qui e non so assolutamente cosa fare. E se tu non tiri fuori un'idea... C'è già... Se tu non tiri fuori l'idea da quel cervello, io mi metterò al telefono e ci passerò tutta la giornata. Ok, ho un'idea. Quale? Ho visto un esperimento che vorrei tantissimo fare. Quindi abbiamo trovato cosa fare? Sì. Allora, abbiamo solo bisogno di una piastra per capelli e dei popcorn. Ma che cosa dici? I popcorn con la piastra per capelli. Ma sei pazza? Ma dove l'hai vista questa cosa? L'ho visto un video e ho detto lo devo assolutamente fare. Lo dobbiamo, siamo in due. Siamo in due, ma io sono una persona unica, non sono accompagnata da te in continuazione. Sì, invece sono qui al tuo fianco per sempre. Ti voglio per sempre. Eccoci qui, abbiamo preparato la postazione per fare i popcorn con la piastra. Non capisco perché hai preso 3 ciotole, Giorgio. Perché tu mi hai detto prendi una ciotola per i popcorn e io non sapevo quanti fossero i popcorn, quindi ho detto la prendo piccola, media e grandi. Ho capito, ma Giorgio, 3 ciotole, cioè... Vabbè, noi siamo pronti con la nostra piastra. Questa non credo sia una ciotola, credo che sia un cappello, vero? Sì, ti sta bene? Sì, ti sta benissimo, Sara. Ma perché non ci esci? Infatti, ci uscirò stasera. Sì, perfetto. Ecco qui, Sara lancerà una nuova moda. Comunque, a parte questa scoperta super sensazionale, dobbiamo riscaldare la nostra piastra, perché sennò non facciamo questo esperimento. Vai, scaldala. Stai sempre a parlare. Parla. Mettila a scaldare. Oh, è bella. Abbassa un po' l'aria. Comunque, vi devo dire che con questi occhiali mi sento veramente una tipa, veramente... Yeah, non bella. Lo sei, vuoi sapere una cosa? Non lo sei. Ma tu chi sei? Ma chi sei? Oh? Io chi bella. Sono tua sorella. Vai, bella. Vai da dove sei arrivata. Io me ne vado. Vado, corro. Allora, dobbiamo fare l'esperimento, hai ragione. Ok, io lo faccio con gli occhiali però. No, Giorgia, con gli occhiali no. Che cosa fai? Il mondo è diverso senza occhiali. E infatti comunque. Non te li metteri. Ok. Ho steso l'antizanzare perché sennò qua ci massacrano. Già mi hanno puntone. Non so quante zanzare, veramente troppe sulle gambe. Dai, Sara, dove sono i popcorn? Stanno qua, sei buona. Ma che è questa agitazione che c'hai? L'ingrediente principale sono i popcorn. Non ci sono i popcorn. Le ciotole. Innanzitutto devi stare tranquilla, te lo ripeto. Allora, quale scegliamo? La ciotola 1, la ciotola 2 o la ciotola 3? Secondo me la 2. Ma ragazzi, zicco. Ma no, non possiamo usare quella grande perché l'ho messa in testa. Non è igienico. Ma Sara, ma mica devi mangiare sti popcorn. Fagli questa. Io li voglio mangiare sti popcorn. Non ho capito. Ma questa ragazza non sta andando bene. Seriamente. Porca miseria. Questo è il karma che ti ritorna. Quindi fate del bene che vi ritornerà del bene. Se fate del male, purtroppo vi ritornerà del male. Ma io non ho fatto del male. A me, tutti i giorni. Abbiamo questa piastra. Sì, okay. Grazie, l'avevamo capito, Sara. Abbiamo la ciotola e abbiamo i popcorn. Stai urlando e ti devi stare zitta. Come te lo devo dire? Abbiamo questa piastra che si è riscaldata. È a 230 gradi. Così tanto? Vabbè, no, io mi fido di te. Cioè, tu hai deciso l'esperimento e tu dirigi. Ce ne sono 3, ragazzi. Ma non li faremo tutti e 3. Siamo ricchi. Apriamo i popcorn e vediamo come saranno. Ma quanti sono? Come sono secondo te i popcorn, Giorgia? Sei zitta. Ma sono già oliati. Sono già oliati. Sono pieni di sale. Oh, che c'è? Ma non sono così? No, c'è un problema.
questo non va bene per l'esperimento. Buttali tutti qui. Non ero consapevole di questa cosa. Sara, non ne... Ma scusa, ma io decido quanto olio e quanto sale metterci dentro i popcorn. Perché me lo fanno loro? Lo vuoi assaggiare per vedere che cos'è? È burro, che cos'è? Senti l'odore. Mio Dio, è burro. Preparato a base di Miles per popcorn salato. Ah, è un preparato. E allora, ma Sara, ma perché hai preparato invece dei popcorn? Ho visto popcorn, ho preso popcorn, no? Ok, raga, allora la situazione si è un po' complicata. Potremmo aver sbagliato tutto, ma potremmo anche farcela. Quindi rovineremo sicuramente la piastra in questo modo. 100%. Come fai a non rovinarla? Dimmi. O li andiamo a lavare in acqua. Brava, sì, bravissima. Madonna, che idea. Siamo venuti in bagno per sistemare la situazione. Come procede, Sara? Non vedo grandi risultati, sinceramente. Non vedi grandi risultati? Qui abbiamo il mais dentro l'acqua, ma il burro non si leva perché giustamente è grasso. Il grasso si leva solo col sapone. Quindi... Ma io dico, no? Ma io ci vogliono far ingrassare. Ma io voglio fare i popcorn e ci voglio mettere l'olio, il sale, quanto voglio io. Ma non mi fare i preparati. Senti, io li lavo con il sapone. Ok. Forza. Finalmente possiamo iniziare l'esperimento. Woohoo! Cioè, questo sarebbe il tavolo che hai pulito. No, l'abbiamo pulito insieme, non l'ho pulito io. Tutto sporco. È sporco. Che dobbiamo fare? Ok, dai, iniziamo l'esperimento. Lo faccio io. Sei buona, sei agitata. Ok, allora, la piastra è calda. Iniziamo. Posizioniamo il nostro chicchi. Ah, oh, che hai fatto? Bruciava. Non lo fate a casa, mi raccomando, non fatelo a casa. Solo noi che siamo scemi. Ok, io l'ho posizionato. Anch'io. Ne ho messi due. Chiudo. Chiudo. È rimasto uno soltanto. Uno soltanto. È volato. Volato. Sara, non funziona. Non va bene così. Ok. Faccio piano piano. Ok. Oh, è volato. Ma perché c'è ancora un po' di olio? Se ti muovi mi brucio. Stai ferma tu, faccio questo io. Oddio, no, vabbè, è emozionante questo momento. È emozionante, addirittura? Sì, perché potrebbe scoppiare da un momento all'altro, vero? Che emozione. Che emozione. Si crede. Quanto ci metti? Ah già, ma che ne so io? Oddio, già sento l'odore. Sento l'odore dei popcorn. Sento anch'io che sta uscendo. Perché è piastrato come i capelli. Ma io non ci credo, raga. No, bellissimo. Ne facciamo un altro? Certo. Passaggio? No, dai, che passaggi? No, Sara, li abbiamo lavati col sapone. Ok, adesso tocca a me, scusami, tu l'hai fatto, adesso tocca a me, levati, spostati proprio. Ok, tocca a me. Aspetta, vedi se sono 230 gradi. 180, va bene, va no, bene. No, va bene! Ma chi te l'ha detto? Se mo ci ha messo neanche un minuto, adesso ci metterà 25 È volato, brava! Non mi prendere in giro, per favore. Ti prendo in giro, perché non sei capace. Ma come hai fatto? Ho fatto un po' di prove. Ok, ci sono. Non stringere troppo, che sennò vola. No, questa volta ce la faccio anch'io. Lo sento. Lo vedete? Brava. Sei veramente intelligente, mi dicono. Lui lo chiamiamo Carmelo. Carmelo è la mia salvezza. Carmelo, io mi fido di te. Ti fidi di Carmelo? Dai un bacio. No, col cavolo, gli do il bacio a Carmelo. Levami Carmelo. Vabbè, Carmelo, ti bacio io. Con l'amore si risolve tutto, la vita. Le situazioni, qualsiasi cosa. Niente rabbia, niente rancore, solo amore. Amore e perdono. Questo è il mondo che vogliamo, vero? Vediamo un po' che cosa succede. Succederà che scoppierà, no? Quindi ci credi in Carmelo? Io Sara credo nella scienza più che in Carmelo. Sara crede in Carmelo. Ditelo che credete in Carmelo anche voi. E mandategli tutti un bacetto. Carmelo che verrà scoppiato e mangiato. Carmelo, dai, che crediamo in te noi. Lo senti l'odore di popcorn? Io no. No, non lo sento. Metti 230 gradi. Hai ragione. Io non credo in Carmelo, te l'ho detto che non credevo in Carmelo. Allora, ricominciamo. Questo lo chiamiamo Matilde. Ma no, non mi piace. A me piace Matilde. No, mi piace, però lo volevo maschio. Genoveffo è qui con noi. Lo vedete, Genoveffo? Ecco qui. Genoveffo è andato. Prendiamo Osvaldo. Osvaldo, oh, lo so, Dio! Grande! Ti rimani a gemellare! Yeah! No, hai preso quello sbagliato. No. Non diamogli più nomi a questi poracci, perché tanto li farà cadere tutti. Io credo in Fernando. Tutti crediamo in Fernando.
chiudo gli occhi, eh? Cioè, avete visto che io ci sono riuscita dopo quanti? 4 tentativi e tu dopo 30 volte ancora stai qua con Fernando? Fernando si sta scoppiando, quindi stai zitta per favore, non... Sì, ma se non stai attenta e non chiudi qua, non scoppia, non scoppia Fernando. È scoppiato! Fernando, siamo tutti con te, Fernando. È caduto per terra. Smettila di baciare Fernando. Io direi che l'esperimento è riuscito. Siamo stati veramente, veramente brave, Giorgia. Io un po' meno. Io! Oh, brava che te lo dici da sola. La verità. Io dico la verità. Perché bisogna dire sempre la verità. Io dico la verità. Brava. Grazie. Io sono stata bravissima. Giorgia non è stata così tanto brava. Spegniamo sta piastra che veramente fra poco mi brucio. Quindi l'esperimento è finito. Abbiamo bisogno di dividerci, perché sennò fra un poco Sara mi tira un ceffone. Sì. E io gli tiro una gomitata. Questo video è finito. Ci vediamo nel prossimo video. Vi mandiamo un grande bacio. Ciao, seguiteci su Instagram e su TikTok. Vi lascio.